Allora, il professor Berlinguer diceva, insomma, noi dobbiamo essere orgogliosi del professor Parisi, ma anche di un altro ospite, perché all'Università Italiana ci ha creduto tanto da rinunciare a una brillante carriera all'estero. È matematico informatico dell'Università di Padova, il professor Massimo Marchiori. Professore, benvenuto, piacere. Allora, il professor Marchiori è una celebrità mondiale nel campo dell'informatica, è vero, è così e va detto. Un suo lavoro ha reso possibile l'invenzione di Google, il più famoso motore di ricerca del web, è vero? Sì, è vero, nel senso che questo già nell'ormai lontano 96, mi sento vecchio ormai, a dirlo ora, praticamente è il bello della ricerca, cioè avevo fatto un mini motore di ricerca ancora all'epoca all'Università di Padova, per cui è nato proprio qui in Italia e non all'estero, poi l'ho presentato all'estero negli Stati Uniti alla conferenza mondiale di internet e del web. Lì c'era Larry Page, uno dei due inventori di Google, ha visto subito, ha capito, come tutti quelli presenti, che la cosa sembrava molto interessante, perché creava un motore di ricerca molto, molto migliore di quello che era prima. Mi ha tallonato per tutta la durata di questa conferenza. E abbiamo discusso sui vari punti e poi praticamente l'anno dopo, correttamente citandomi, hanno fatto Google, che tutti adesso conoscono. Facciamo un piccolo sì, l'applauso la merita, avete ragione. Prendiamoci un istante, professore. Scusi, perché lei è giovanissimo, quanti anni ha? 38,9, è la mia anima di matematico che torna su. 38,9. Anzi, poi io invece faccio sempre per difetto quando mi chiedono gli no, anni, ma vede, strano, tra l'altro, che c'è una logica sbagliata, perché in Europa chi è sotto i 40 anni è considerato giovane ricercatore. Allora, forse il giovane ricercatore è sotto i 30, io sono ricercatore medio, non così giovane. È tutta la logica che non funziona, cioè bisognerebbe svecchiare un po' ma di più l'università. Ma tutto questo quando accadeva? Nel 90? Nel 96. Quindi, come diceva lei poco fa, sono 12 anni fa. E quindi lei era, insomma, per noi era un bambino, diciamo, poco più che un bambino. Laureato in? In matematica. Con quanto sei laureato? Glielo chiedo così. 110 lode. Ma va, che domanda scema che ho fatto. Vabbè. Lei che ha fatto poi? È rimasto lì all'estero? Come è andato? Da quel momento che cosa è accaduto? Da quel momento è accaduto praticamente niente, nel senso che io ho continuato i miei studi, poi ho finito gli studi qui e ho cercato di vincere un posto in Italia e mi sono scontrato con la realtà italiana. Non è facile vincere. Io sono figlio di ferroviere, mio papà guidava i treni, non era barone universitario, per cui non sono riuscito a vincere un concorso in Italia e sono dovuto scappare all'estero, la cosiddetta fuga. E all'estero ha avuto grandi riconoscimenti, perché appunto, oltre ad aver ispirato Google, ha lavorato al MIT di Boston, che è uno dei centri di ricerca più avanzati nel mondo, e ha fatto un incontro importante. Sì, lì diciamo, prima sono andato al MIT non per lavorare su internet e sul web, per lavorare su altre cose, però il web e internet sono belli perché sono a contatto con la gente, no? Sono una tecnologia che tocca tutte le persone, insomma. Per cui mi piaceva. L'inventore del web lavorava al piano sopra, dove ero io che lavoravo su altre cose, ho incontrato uno di quelli che lavoravano lì e mi hanno, insomma, parlando del più e del meno, mi ha detto: ma sai che c'è delle idee veramente belle, dovresti venire a lavorare da noi. Allora mi ha portato dal suo capo, lo stesso ha detto: ah, ma che belle idee, io ero un emerito sconosciuto per loro, cosa che probabilmente in Italia, diciamo, sarebbe stata un po' più difficile. Ecco. Come esatto. L'onda dei ragazzi. Infatti. Anche lui ha detto: ma che bella idea, mi ha portato dal vice direttore, il vice direttore ha detto: una bellissima idea, però chi crea i posti qui è l'inventore del web, Tim Berners-Lee, solo lui può creare questi posti. Per cui il giorno prima di Natale, ero già con le valigie in mano, sono andato dalla divinità, colui che ha creato il web, no? E abbiamo parlato, lui mi ha detto: ma sai che hai veramente delle bellissime idee, però mi dispiace, non abbiamo posti disponibili. Poi ha battuto il pugno sul tavolo e ha detto: però per te ne creo uno io ora, benvenuto. È stato il più bel Natale lo credo. Della mia vita. Ma a casa in questo momento si chiederanno: perché dopo tutto ciò il professor Marchiori è in Italia? Me lo chiedono sempre, è la domanda costante che mi fanno tutti. Perché è tornato nel nostro paese? Perché, allora,
so che mi guardano un po' come un marziano, ma non penso di essere l'unico. Penso che dentro all'università ci siano tantissime persone come me. Voglio dire, uno dice, vabbè, stando all'estero ti dà un sacco di soldi in più, però voglio dire, siamo forse... Non siamo fatti per vivere solamente per i soldi, cioè forse ci sono cose un po' più importanti nella vita, no? Che non solo i soldi, accumulare soldi. La società è fatta così, cioè se ognuno pensa a se stesso la società crolla e non esiste più. Il suo cuore batteva per l'Italia evidentemente, cuore intendo amore per il paese. La passione, la ricerca, gli studenti, io sono nato in Italia, ho avuto professori italiani, perché devo scappare all'estero quando la mia casa è qui e il contributo che posso darlo qui. Fermi, perché adesso parliamo di una cosa importante del professore che ha detto così, lei l'ha detta un po' così. Intanto qual è la sua qualifica oggi all'Università di Padova? Io sono professore associato, però posso dire che la parola professore mi piace perché sembrano... E la scelga un'altra. Sembrano illustrini tipo sergente, tenente, colonnello, no? Allora, uno che entra come ricercatore fa meno ricerca di uno che è professore, no? Semplicemente c'ha qualche anno in meno, però... Ci sono moltissimi... Come la devo chiamare io? Mi chiami matematico, informatico, qualsiasi cosa, insomma. Professori, cioè, sono illustrini, secondo me. Uno che entra come ricercatore, dopo anni di studi, precariato, sacrifici, non si può chiamare professore, perché non ha il titolino. Allora, che senso ha questa cosa? Quando uno entra, negli Stati Uniti li chiamano scienziati, uno entra dentro ed è scienziato, per cui niente lustrini, quello che conta è quello che uno fa, non quanti lustrini ha sulle spalle. Ha ragione. Vabbè, chiusa parentesi. E in relazione proprio a quello che uno fa, lei prima l'ha detto un po' così, no? Però vogliamo raccontare al pubblico a casa quanto guadagnava lei là? Beh, allora, non vorrei, come me ce ne sono tanti altri, per cui al di là del caso personale, quando ero al MIT guadagnavo sui 9-10 mila dollari al mese, mentre in Italia un po' meno, diciamo così. Ecco, adesso quanti? Adesso 2.000 euro, ma sono anche fortunato perché i poveri ricercatori cominciano con 1.200 euro. E quando ho iniziato io in Italia, quando sono tornato, ho cominciato con 970 euro al mese. Però, come hai detto prima, lo sapevo, il punto vero è uno, se torna, non torna per i soldi, lo fa per la passione, perché può fare qualcosa di bello per il suo paese. E lei non si è mai pentito di essere tornato? Non mi sono pentito, però tutti mi dicono, ma perché sei tornato? Ma se tutti si vede che dicono, l'università sta andando male, per cui insomma, qualche dubbio, sono umano anch'io, qualche dubbio ogni tanto mi torna. Però, insomma, è una scelta che ho fatto e sono felice, devo dire. Senta, matematico, lei quanto... ormai la chiamo matematico, mi ha autorizzato. Giusto. Quanto riceve dai fondi statali per la sua ricerca? Io ricevo 1.000 euro l'anno e qui si vede che c'è qualcosa che non va, perché con 1.000 euro l'anno di fondi di ricerca, no? Come si va a fare il Google 3 italiano oppure progetti seri? Con 1.000 euro l'anno me ne vado negli Stati Uniti, bevo un caffè e torno indietro, per cui non è che si possa fare tanta ricerca, e come me tanti altri, perché i fondi sono dati a pioggia, no? C'è chi non fa assolutamente nulla e i suoi 1.000 euro li prende, e chi ha bisogno di fare delle cose concrete e con 1.000 euro non ci fa praticamente niente. Quindi non gliela faccio neanche la domanda su cosa pensa di questo decreto dell'università. Il decreto, allora, secondo me, se posso dire una cosa, bisognerebbe fare un esercizio che faccio anch'io e che fanno molti, penso, quando cerco di farmi venire le idee nuove. Chiudo gli occhi e penso, ma fra 10, 15, 20, 30 anni, com'è che sarà il nostro futuro? Allora, se uno pensa alle cose non domani, l'anno prossimo, fra 20, 30 anni, cambiano le prospettive. Allora, fra 20, 30 anni, come sarà l'università? Vabbè, tagliamo un po' di soldi qui, un po' di soldi là, ma l'università è una facciata, dietro ci sono le persone. La trasmissione è questa qui. Gli spettatori da casa vedono due o tre persone, ma la trasmissione è fatta da un sacco di persone che lavorano dietro. Allora, tagliare o dare più soldi all'università significa sempre il solito discorso, che poi si danno a pioggia. Il cosiddetto barone, che è bello grasso, accumula soldi, magari, mentre ai poveri ricercatori non viene dato quasi nulla. Allora, i soldi, più o meno che siano, non vanno dati all'università. Che senso ha? Dietro ci sono le persone, diamoli alle persone, a chi lavora diamo soldi, a chi non lavora non diamo soldi o ne diamo meno. Così anche simpatico questo matematico, venga con noi, no, venga qua, si accomodi con noi. Senatore Valditara, quella del matematico.